Massimo mi abbia scelto semplicemente perché sono bresciana e quindi viva Fabio questa cosa. No, io arrivavo da un parto fresco, avevo appena partorito, avevo 2 mesi mio figlio, dovevo fare una madre e quindi diciamo che mi sono appoggiata a quello che ero, quindi alla stanchezza di essere una madre che va a lavorare, alle occhiaie. Perché la notte allattavo e diciamo ho fatto meno di quanto solitamente mi capita di fare quando devo così avvicinarmi a un personaggio. Poi insomma l'amica sfigata mi rappresenta moltissimo e così è andata. Perché mi abbiano scelto? Perché mi hanno scelto, Sì, no, no, sì, appunto, non, spero che non mi abbiano scelto. quello resta un grande mistero. Per, no, spero che non mi abbiano scelto perché somiglio a Dante. Beh, un po' sì, dai. Da come parli adesso, è arrivato il momento che tu lo sai. spero di no, insomma, fatemi credere che non sia così. No, tornando alla domanda, la cosa che mi ha intrigato di più è stata quella di potermi, insomma, presentare, potermi far vedere per la prima volta, spero non l'ultima, in mutande canottiera, e insomma, in qualche modo, insomma, dare il meglio di me in questo modo. L'abbiamo fatto rispetto alla prima domanda, come se il pubblico potesse anche non essere un pubblico italiano. Perché quel genere cinematografico, secondo me, va fatto così. Poi difficilmente riusciamo a esportare i nostri film, dovessimo riuscirci, saremmo felici, ma non so se questo è il caso. Però sì, i 500 giorni insieme, sì, l'ho visto, è sicuramente un modo, anche dal punto di vista poi della cura dell'immagine, è sicuramente uno dei modi in cui la commedia sentimentale leggera, che può essere anche molto tossica, lo sappiamo, e noi speriamo di essere riusciti a evitare quell'aspetto della commedia sentimentale, appunto, quella declinazione lì sicuramente ha delle cose che mi piacciono, sia per quanto riguarda la sceneggiatura, sia per quanto riguarda il modo proprio di girare la fotografia. Sono anche un po' perso la domanda, adesso sono dimenticato la domanda, però era se avevo lasciato da parte il libro, mi sembra. In realtà sì, nel senso c'è stata una cosa, non so se Massimo e Michele se la ricordano, però c'è stato andavamo nello studio di Massimo a scrivere, do anche l'indirizzo, se non volete, no, non c'è più, ah, era preso in affitto. Comunque andavamo nel suo studio a Milano, in uno studio, e lui veniva da Roma, io facevo la radio, poi andavo lì, lui arrivava. E il primo momento è stato ovviamente con il libro sul tavolo, nel senso facciamo il film di questo libro, un libro che è andato bene, non possiamo deludere. Quindi secondo me all'inizio c'è stato io che mi avvicinavo un po' a lui e noi due a lui, e Michele che insieme a Massimo cercavano di avvicinarsi al libro. A un certo punto, dopo qualche giorno, se non sbaglio, ci siamo accorti che a me non piaceva quello che stava uscendo, però pensavo piacesse a lui, e a lui non piaceva tanto quello che stavamo scrivendo, però pensava che fosse fatto per me. Quindi a un certo punto io ho cominciato a parlare del film davvero dalle musiche, ho portato il computer e ho detto senti che belle queste canzoni, potremmo magari. E lui diceva ma guarda che non c'è più quella scena nel film. E quindi dove cazzo la usiamo sta canzone? Dice no, perché quando loro si incontrano dice no ma non c'è più. Io ho detto ah, ma quindi alla fine ci siamo accorti che eravamo un po' tutti verso l'altro, no? Un po' perché io non volevo fare quello, si fa al libro, lui non voleva fare il regista, si fa come dico io, quindi a essere gentili con tutti ci eravamo trovati che avevamo scontentato tutti. Da quel giorno lì che c'è stata questa rottura abbiamo invece cominciato a scrivere tutti insieme. Abbiamo deciso cosa secondo noi cos'era importante che rimanesse nel film, quindi quel sentimento, anche quella cifra, una serie di cose, e poi tutto il resto ovviamente non avevo nessun tipo di problema a cambiarlo. E quindi insomma da quel giorno, ora non so se loro si ricordano, questo è un aneddoto, ma da quel giorno insomma il libro è diventato funzionale al libro, ecco, insomma, nei momenti di oddio qua da che parte andiamo, andavamo a vedere nel libro e sì, ci piace, non ci piace, possiamo cambiare una cosa. Credo di essere stato molto disponibile sui cambiamenti, non ho avuto
questa cosa no, il fin deve, e loro ovviamente sono stati molto così con me. No, la cosa assurda è questa, che di solito il cinema è finzione, fantasia e tutto. E invece nel film tu dici perché noi siamo interessati a lui, invece nella realtà che supera la fantasia probabilmente noi siamo invidiate, cioè sicuramente ci sono tantissime donne che ci ammazzerebbero, mi ammazzerebbero, ammazzerebbero te, sì. Pensa che stranezza, e no? Capite perché, però. Più che il contrario, ti ammazzerebbero. Quindi, insomma, la realtà supera la fantasia in questo caso.